Ciao a tutti! Ho news esplosive su Batman e Superman. No, ve le dico dopo. Dovresti starci attento a quella bici, la mia. Ma magari me la rubano. Non credo che ruberebbero qualcosa proprio a te. Ce l'ho scritto in faccia che sono stato dentro, eh? No, c'è scritto in faccia che non sei rugbista. Meno male. E quindi mio padre ti sta obbligando a giocare a rugby? Sì. Dovresti cercare di non andargli troppo contro, di assecondarlo se puoi, perché per lui è un periodo difficile. Sei venuta per dirmi questo? No. No, sono venuta... Non sapevo che cosa pensassi di me, che allora... Che cosa penso di te? E se che l'ho detto, mi chiedi che cosa penso di te, io ti rispondo. No, infatti non te l'ho chiesto. Il regista Zack Snyder ha annunciato al Comic Con 2013 di San Diego che Superman e Batman saranno insieme nel sequel di Man of Steel. Amici o nemici? Chi lo sa? Questo non si sa ancora. Nel film, in uscita nel 2015, Bruce Wayne, personaggio sempre più oscuro, soprattutto dopo la trilogia di Nolan, si scontrerà con l'Uomo di Acciaio. Riconfermati nel cast del film targato Warner Brothers, Henry Cavill, che sarà ancora Man of Steel, Amy Adams, Lawrence Fishburne e Diane Lane. Vi starete chiedendo, e Batman? Probabilmente non sarà Christian Bale, purtroppo, che ha appena dichiarato di voler lasciare il costume da pipistrello. La sceneggiatura sarà affidata a David Goyer insieme allo stesso Snyder e si ispirerà al graphic novel di Miller. Il titolo potrebbe essere Batman vs. Superman o Superman vs. Batman. A noi non convince. E voi che dite? No, perché sono molto curiosa di sapere voi cosa ne pensate di questa nuova trovata. Comunque, per oggi è tutto. Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film Is Now se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima.